che tu sia venuto a cercarmi. Ciao a tutti! Eccoci qui in Tomb Raider. Ci ha appena chiamato Jonas, è vivo il nostro amico. Sto arrivando da te, non ti muovere. Non ci penso neanche. Stai attenta. E vai, finalmente abbiamo notizie del nostro amico. Tra l'altro mi ero quasi dimenticata che ci avevano preso l'amico. Vabbè. Andiamo a ricongiungerci all'amico, se ci si fa. Vai, scala, Lara, scala, 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 scala. Ok. L'incontro! Oh, bene! Allora, c'è il campo? No, qui il campo. Dici di andare su. Oh, cosa c'è qui? Ottimo. Andiamo di qua. Oh, abbiamo anche la... Oh, no, non è il nostro amico. Sono felice che tu sia ancora tra noi. La valle brulica di invasori. Ma dove possiamo, stiamo restituendo. Se vuoi darci una mano, sei la benvenuta. Sappiamo che possiamo fidarci. Allora, dove devo andare? Dimmi un po'. Su? Allora, ok. Se no stavo per andare giù, Là. Andiamo a trovare il nostro amico! Oh, qui c'è qualcosa. Componenti, componenti. Esperienza. Di qua, vero? Sì. Ok. Nuovo campo base scoperto. Andiamo subito a bloccarlo. Qui c'è una scatola da aprire. Una mappa da prendere. Ok, abbiamo sbloccato quindi una nuova area. Mappato più che altro. Qualcun altro stava attaccando la Trinità. Due punti abilità. Ok, uno qui. Che siano gli immortali di cui mi aveva parlato Sofia. E se sono loro, che ruolo hanno in tutto questo? Poi vado di qua in sopravvivenza. Ma per ora provo soltanto sollievo. Già lei lì. Avrei dovuto. Vai. Ok. Dov'è, scusa? Oh, qua c'è qualcosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po'. L'elsa di un antico. Esamina. Esamina. Non mi vibra. Ecco, ora mi sta vibrando. La lama non c'è più, ma deve essere un femore, quasi sicuramente umano. Poteva una essere una specie di rituale, perfetto. Di qua. Oh. Eccolo, ci siamo riuniti al nostro amico. Orribile, felice. Avevo ragione, John. Mio padre aveva ragione. La sorgente divina esiste. Io vorrei che fosse qui per vederlo. Sarebbe orgoglioso. Però lui non c'è nemmeno un grazie. Sofia mi ha detto cosa hai fatto per il suo popolo. Lara, lieta di rivederti. Già. Ciao Sofia. Sta aspettando nell'osservatorio. Sta a posto, ragazzi. Bene, l'incontro l'abbiamo rifatto. Oh, è partito il filmato. Silenzio, silenzio. Cerchiamo di aprire sta storia. Secondo me siamo anche a un buon punto, della nostra avventura con Lara. L'hai trovata davvero? Ha visto? All'Atlante. I fondatori di Kitesh erano abili artigiani. Utilizzavano questo posto per guardare l'Atlante. Guardiamolo, dai. Dai, so qui. Ora sicuramente, cioè, secondo voi... sarà finito meglio, cioè stai tutto così tranquillo, ma nemmeno per idea. Gian, prova con quelle cadenti. Mi aspetto giù stelle, comete, stelle cadenti, sparatore, UFO, di tutto, di più. No, invece ci sta facendo vedere la mappa, Non ci voglio credere, una cosa così tranquilla. Spettacolare! Forte. Devono averlo usato per pianificare la costruzione della città. Come antichi progetti.
Esatto. Tutto si dirama da questo punto. Ciò vuol dire che forte. Il centro della città è sotto il lago. Ma te ci capisci? Io ci capisco. Ma qualcosa non va. La cattedrale dove c'era l'Atlante è dal lato sbagliato della mappa. Oh, oh. Continua a ruotarlo. Stop! Ecco qui. Eccoci. Kitesh non è sotto il lago. È sotto il ghiacciaio. La sorgente divina deve essere lì. E come attraversiamo tutto quel ghiaccio? Aspetta. Questo sentiero porta alla città. La cattedrale è qui. E la torre dall'altra parte. Se lo dici te, Lara, io mi fido. La strada della città di Kitesh deve essere qui. L'entrata di Kitesh è qui. Sì, dove? Qui? Cioè, qui dove siamo noi ora sotto? Tu lo sapevi. Maremma! No! Infatti mi sembrava strano che fosse tutto tranquillo così. L'avevo detto che sarebbe successo. Grande, Jonas! Ma vai via, grande! Vedi a che servono gli amici, ti servono la vita. Dai, 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 Lara, sbrigati, Lara, sbrigati. Ci fanno fuori l'amico. Oh, cappero. No, ce l'hanno portato via! Un'altra volta! A questo fanno altro e portarlo via. Io guarda. Che situazione. Devi. Sì? Non abbiamo molto tempo. La Trinità non ci metterà molto a scoprire dove si trova la sorgente. Ma devo andare a cercare Jonah. Anche a costo di rinunciare alla verità che stai cercando. Hai rischiato la vita per venire con me. L'ho quasi perso una volta. Mai più. Cavolo, amici sono amici. Allora giusto. Vai. Fai quello che devi. Capro, giusta scelta, Lara. L'avrei fatta anch'io. Ma dove sarà andata a finire? Che bel panorama. Ci aspetta del freddo. Ivo sarà rinchiuso nel vecchio gulag sovietico. Non avrei mai voluto rimettere piede in quel luogo orribile. Ma non posso lasciarlo nelle mani della Trinità. Eh no. Mamma mia, che colpi di scena tutto spiero. Ottimo. Resisti. Sofia, mi senti? Lara, stai bene? Sì, sono nella vecchia cucina vicino al gulag. Sto per entrare a cercare Jonah. Conosco il posto. Avevamo nascosto delle armi lì intorno durante il primo attacco alla Trinità. Potrebbero servire. Grazie, Sofia. Ci vediamo quando esco. Ok. Oh, frecce d'arrampicata. Sblocchiamo qui. Il campo. Hanno preso John e l'Atlante. Ma se pensano che sappia qualcosa, ci sono buone possibilità che lo tengano in vita. Spero solo che John la tenga duro finché non lo trovo. Dai, Jonah, tieni duro. Devo riportarlo indietro. Non lo lascerò morire. Resisti, John. Ti trovi. Aspetta, aspetta, c'è del miglioramento sul rampino, eh sì, eh. Ok. Devo andare qua su. Perché? Perché non mi si aggancia? Ah, frecce d'arrampicata. RT, RT, RT è
A destra, rete Kuzul. Tieni premuto RB per fabbricare frecce. Ah, aspetta, fermi tutti. Ah, qui c'è anche qualcosa, tra l'altro, mandai russo. Ok. Ah, mentre facciamo così. Uno, due, tre. Esplosive di veleno di fuoco. Ma perché? Ah, fammi vedere se il rampino funziona. No. Frecce arrampiate possono conficcarsi nel legno morbido e essere utilizzate per gli spostamenti. Prima di scoccare, tieni premuto RT e per caricare al massimo. Boh, fa vedere. Ah, così. Ah, ho capito, mi faccio una strada. Ho capito. Ci so, ok. Ok, ci sono. Ancora propaganda. Bene. Via. Corri, corri in giù. Ancora in giù. Ok, prima di iniziare il salvataggio io mi fermo qui. Ottimo, abbiamo capito un po' adesso dove si trova questa fonte dell'immortalità. Bene, detto questo, io spero vi sia piaciuto il video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao a tutti!